a tutti e benvenuti sul mio canale. Allora, oggi nuovo video, ma prima di iniziare con il video vi invito a seguirmi sui miei vari social. Di fianco il solito videoclip se volete donarmi qualcosina per sostenere sia me che il mio canale per ingranarlo un po' di più, ve ne sarei veramente grata. Sotto l'info box vi lascio i miei soliti gruppi Facebook e la mia pagina Facebook. Se vi fa piacere andate a dare un'occhiata. Se non sei iscritto o iscritto al mio canale ti invito a farlo ed attivare la campanellina per non perderti i prossimi video futuri che farò. E sempre se ti fa piacere condividere questo video con i tuoi vari social. Ok ragazze, bande alle ciance, ciance alle bande, come avete capito dal titolo e come già avevo detto nei video precedenti, questo è l'ultimo video haul per quanto riguarda scene, l'ultimo pacco insomma che mi è arrivato, per il momento mi fermo e vi faccio vedere praticamente tutte le cosine che ho acquistato, adesso ce l'ho tutte qua sopra al tavolo. Ho preso praticamente una maglia per quanto riguarda le unghie a maniche corte estiva che io mi metterò insomma, quando comunque arriverà i primi caldi, l'estate, eccetera, quando devo lavorare con le clienti, che è molto molto carina, adesso è la prima che vi faccio vedere. Poi ho acquistato due cover per il telefono e 5 diamond painting, robe da diamond painting. Allora, intanto vi faccio vedere la magliettina che sta qui dentro. Ancora la devo aprire, non ho aperto niente questa volta, ho tenuto tutto chiuso. Ah, no, poi ho preso anche, anzi, vi faccio vedere prima questo che è il più. Questo cucchiaino qua, adesso l'apro, ve lo faccio vedere. Per la gattina, per la miscina, comunque va benissimo, è cresciutella un pochino, ha fatto 3 mesi adesso il 20 di aprile, perché da quello che mi hanno detto loro è nata a gennaio, però non sapevano il numero, se era l'1, il 5, il 7, l'8, hanno messo il 20, quindi ogni 20 fa un mese, cioè fa un mese avanti, e quindi ha fatto 3 mesi adesso il 20 d'aprile, va benissimo, mi sono innamorata qua di questa vicina, e ho preso questo qua. Questo è un cucchiaino praticamente, senza che io dopo ogni volta i cucchiaini che abbiamo noi, per noi umani, diciamo così, che ogni volta si sporca, nel senso comunque dopo lo devi lavare, mica perché è sempre carne, però comunque lo devi lavare, eccetera, di qua e da là, anche questo, però col fatto che questa è di plastica si lava anche subito, è una cosa carina, almeno lei c'ha il cucchiaino suo personale per quando gli devo dare praticamente l'umido. Adesso che è piccola, fino a un anno mangia 3 volte al giorno le crocchette sempre, l'acqua vabbè, grazie pure. Invece l'umido glielo do a pranzo e a cena. E quindi userò questo cucchiaino qua. Pensavo che era più piccolino, invece è bello abbastanza lungo. Poi qua è bello largo, spazioso, che si può prendere benissimo anche incavare nella lattina, diciamo, no? Della scatoletta per prendere bene il tutto. E vi veniva il colore, non lo potevi scegliere. Speravo che mi arrivasse rosa perché è una femmina, ma da quanto vedo anche dalle recensioni pare che sta arrivando solo grigio. Non ce l'hanno più gli altri colori, non lo so. Comunque, vabbè, alla fine il colore amen è questo qua. Vi metto sempre, come avete visto già con questo, i vari codici. Poi vi faccio vedere la maglietta. È sempre una XL. Vabbè, l'avevo aperta, adesso l'ho richiusa. Fa sentire, no, manco puzza. Mi allontano un po', la vedo un attimo. Madonna, è bellissima. Il disegno pensavo che era un po' più grande. Se era un po' più grande era più figo, vi dirò. Allora, dietro vedete l'XL, bella larga. Dietro è semplice. Che figata. Praticamente c'è scritto Nail Boss. È fighissima. Cioè, vedete il disegno? È piccolo, cioè non è tanto grande. Se era più grande, non dicevo proprio tutta la maglia, però un po' più grande, forse rendeva un po' di più, sinceramente. Madonna, è bellissima, ve lo faccio vedere da vicino meglio. Eccolo qua, Nail Boss, come facciamo noi in tele unghie, leopardato, sfumato, a pois, con questo French, qui no, anche, sia del giro cuticolo che qua. No, vabbè, appena l'ho vista dico no, la voglio. No, vabbè, è bellissima. Però ecco, mi piaceva il disegno, era leggermente un po' più grande, però dai, è bella, mi piace un sacco. No, è fighissimo. Piace da morire. Adesso vi faccio vedere le due cover per il mio Samsung S22 Ultra. Vedete, non ho aperto proprio niente. Andiamo a levare anche questo. Queste le tengo sempre perché può servire queste bustine qua. Questo invece, vabbè, lo butto. Allora, la prima cover, ovviamente, è sempre in tema esoterico, insomma, diciamo così. Allora, questa è morbida. Dietro è liscia, come potete vedere, ed è fatta così, praticamente c'è il sole, la luna, le stelle. Allora, di base, vedete, è opaco, liscio, qua, sentite, è tipo brillantini.
Come vedete, eccolo qua, c'è sta il sole, le stelle, la luna, una spirale qui. Ve la faccio vedere così, che così almeno vedete meglio. È veramente figa, bellissima. Quindi questa è la prima. Invece la seconda, sempre roba di luna e sole comunque, però qui c'è solo la luna e le stelline. Solo che qua vi dà anche, allora, qua vi dà anche il cinturino. Un cinturino carino, semplice, nero, in gomma sembra, carino. La cover sempre morbida, dietro sempre opaco, liscio, ed è questa qui. È veramente bella questa luna, con tutti questi spirali o ghirigori dentro alla luna, appunto, e tutte le stelline. No, vabbè, bellissima. Qui c'ha, sì, un po', ma non c'è brillantini, che è un po' in rilievo. Però è veramente bella anche questa, è stupenda. E quindi queste due, bellissime, mi piacciono un sacco. Allora, arriviamo per quanto riguarda il Diamond Painting. Allora, di tela ne ho presa una, però dei ciaffetti, adesivi, robe, ho preso questi. Allora, ho preso praticamente questi qua, è un kit dove c'è questo Pokémon, che è il mio preferito, che si chiama Eevee, come già vi ho detto anche un'altra volta, se non erro. È uno dei miei Pokémon preferiti perché è una volpe praticamente, c'ha le varie trasformazioni. Adesso riesco ad aprirlo. Allora, vediamo l'interno. Proprio lo rimetto dentro perché questo fatto non lo vado a fare. Allora, il solito kit semplice, vaschetta, penna e cera. Questi sono invece degli adesivi. Eccoli qua. Lei in teoria normale è così e poi si evolve. Qui ci sta anche lei da cucciola. Sono tutti cuccioli praticamente. Allora, qui abbiamo questi. Sono adesivi che questi li attaccherò nella cartelletta, perché quei stickers che vi ho fatto vedere sempre da Shane, che ho preso un pacco da 50 e un altro da 50. Intanto vi faccio vedere anche il dietro, intanto che vi parlo, bellissimo. Molto carini e pucciosi un bel po'. E teneri tanto. E mi è bastati per coprire tutta la cartelletta, quindi questi dopo fatti li farò, li attaccherò, scusatemi, nella cartelletta. Questi sono i suoi diamantini, comunque di tutti gli adesivi classici rotondi, carinissimo. Adesso questo lo rimetto qua perché ecco, non è che lo vado a fare adesso. Eccomi qua. Poi ho preso questo pendente qua che lo volevo attaccare alla porta, perché nella porta esterna, quando voi ci avrete fatto sicuramente caso quando vi faccio vedere i vestiti indossati qui in camera mia, dietro della porta c'è sta la chiappa sogno che ho attaccato, no? Dall'altra parte della, invece, per aprire la porta, dato che quando arriva le clienti eccetera, mi costava mettere questa tutta la maniglia, che si vede, sta roba che penso è veramente veramente carina. Sperando che, però, non ci ho pensato, il fatto del gatto, speriamo che non lo vede. Cioè, se sta ferme le cose non va a smuginare. Ogni tanto sì, tipo anche sta roba qui. Dice cos'è, la smuove, allora vede che fa così, allora ci gioca. Però se sta fermo di solito no, non ce va. Allora, vediamo quest'altro kit. Allora, qui ovviamente c'è da costruire. Oh, qui almeno qualcosa di diverso. Alleluia. Allora, vaschetta invece che verde e bianca, la cera. E abbiamo questa penna che io credo che però ce l'ho, che è trasparente e c'ha tutti i brillantini argentati. Almeno qualcosa di diverso. Poi abbiamo appunto, dov'è? Ah, ecco, il dischetto, che è così, ovviamente mandala, che noi dobbiamo realizzare sia qui davanti che dietro. E poi c'è sta appunto la nappa, veramente bella, sul viola, e qua è sul viola e celeste, fatta così. E qua c'è sta l'altro ciondolino, che c'è sta una perla finta. Pareva quarzo rosa, si mette a fuoco, eccolo. E quindi dopo va tutto, credo che questo va qua, lo devo legare qui, no, che io dico, questo lo devo legare qua, che va sotto, e questo va sopra, ecco, praticamente viene così, esatto. No, vabbè, carinissimo. E questi sono i suoi appunto diamantini. Qua ci sono anche quelli fatti così, un po' speciali, nel senso tipo come quelli delle unghie, sempre tondi, molto molto carino. Pure questo lascerò qui dentro. Poi
Poi non potevo prendere che questi sottobicchieri, cioè li amo. Io non l'ho presi per tenerli sottobicchieri, ma credo che li metterò nella mia area zen e sopra ci metterò le pietre. Cioè, questi quando l'ho visti mi sono innamorata, se no a me non è che mi interessa tanto sta roba sottobicchieri, eccetera. Però questi l'ho pensati appunto per metterli nella mia area zen, perché ci servisce proprio. Adesso vi faccio vedere. Allora, qui è il solito kit, però abbiamo la cera lunga, perché di solito ve la dà divisa, cioè nel senso è attaccata ma sono due, le dovete staccare voi, invece questa è proprio intera, che fa comodo per quando avete le penne, quelle con le punte lunghe per prendere tipo 10 diamantini e quindi vi va via già una bella filetta, quindi servono quelle lunghe, quindi top questa. Adesso vi faccio vedere che almeno l'ho visti, questo vabbè è per tenere i sottobicchieri, li vedo insieme a voi la prima volta perché non ho aperto. Allora dietro è di legno. Così. Allora, qui abbiamo, vabbè, lo vedete voi il disegno senza che ve lo dico. Quindi sempre roba dei sole, lune, sta roba qua. Questo è il primo, uno. Lo rimetto qua dentro ogni volta che lo faccio vedere. Bello pure questo, due. Poi. Ah no, il sole non credo che c'è. Boh, sa che tutte lune, ma è bellissimo. Adesso così poi non si vede tanto. Dopo che i diamantini, questo è il 3. È bellissimi. Questo è il 4. Dovrebbe essere così il dritto, credo. O così. No, così. 4. Bellissima questa 5, che c'è proprio la faccia della luna. 5. Poi abbiamo 6. Poi 7, questo però, ah no, è la luna quella intera, quella di mezzo, mi prepara il sole, invece no. Quant'è che ho detto? Ce ne so 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Questa pure è bellissima, ma questa non è uguale a questa, scusate che controllo una cosa. Oh, se ce la faccio. No, no, è diversa. Eccola qua, l'ottava. Bellissimo. No, vabbè. Mi piacciono da morire. Tanto questi li rimetto qua dentro. E poi appunto abbiamo i suoi diamantini. Questi sono tutti come quelli delle unghie. Quelli brillantinosi. Vedete? Quindi top. Ecco qua, vedete? Bellissimo. Poi abbiamo il penultimo oggetto. Sempre tipo sta roba qua, ma questi sono gli orecchini. Quando ho visto questi, cioè io praticamente non dovevo fare un altro ordine dei cieli, ma quando ho visto questi dico no, devono essere miei per forza, li devo avere assolutissimamente. Dopo ho preso queste altre cosine. Questo è il penultimo, dopo come ultima cosa vi faccio vedere la tela, che non ho aperto, quindi non vi so dire manco com'è. È una roba bella un bel po'. Allora, qui abbiamo il kit classico, normale. Qua abbiamo appunto i cerchietti, i moschettoni per poi appenderteli di qua. Allora ve li faccio vedere, sono tutti, cioè tipo mano di Fatima, occhio di Nazar, quindi da protezione. Sono molto appiccicati tra di loro, eh. Questo è appiccicato, scusatemi, adesso li stacco. Oh, non si stacca. Allora abbiamo, ovviamente sono un paio di orecchini, quindi uguali. Cioè, guardate che bellezza. Quindi abbiamo questo, la mano di Fatima, che dopo va così. È belli grandi, eh? Però è belli, fatti a mano da voi. Quindi abbiamo questo paio qui. Eccoli. Poi abbiamo questo qua in versione fatto così. Ve ne faccio vedere uno, ma comunque ce ne sta sempre due. Questo qua. Lo attacco insieme con l'altro. Poi abbiamo, li devo trovare, aspettate. Vabbè, questo qui è attaccato dietro a quell'altro, quindi ve lo faccio vedere, proprio l'occhio grande. No, bellissimo. Questo. Poi abbiamo, qui non c'entra niente, questo, eccolo, aspetta che li attacco insieme. Ok, la mano di Fatima in questo modo pure è bellissima. Metta fuoco, ecco. Poi abbiamo l'occhio così bellissimo, c'è quello dietro, ci sta quello dietro, eh? Bellissimo.
Poi abbiamo questo qui dovrebbe, qui ce n'è due, sì, abbiamo, qual è il dritto? Così, abbiamo questo. Poi alcuni che è doppi. Ah no, è diverso. Poi abbiamo quest'altro fatto in questo modo invece, però al contrario per così. Infatti assomiglia molto a questo, ma è diverso. Eccolo. Poi abbiamo, aspettate che così si è attaccati, no, non è questo. Aspettate che così è appiccicati tutti. Questo qua, scusatemi. Eccolo, questo pure molto bello. Poi abbiamo questo fatto in questo modo, diverso da quell'altro più grande. Poi abbiamo questi bellissimi, questi è belli, come quegli orecchini che qua c'hanno tipo i pendenti che scendono, bello. E poi abbiamo questi due che sono i penultimi, molto carini, e questi qua che sono gli ultimi, che questo è il dritto, è così. Bello anche questo. No, vabbè, sono bellissimi. E questi sono i suoi diamantini, anche questi con brillantini, ripeto, quelli sbrilluccicosi, tipo come quelli delle unghie. Molto molto carino. Eccomi qua ragazzi, adesso vi faccio vedere l'ultimo acquisto, non meno importante, che ho fatto da Shein, di questo acquistino qua. Speriamo che non è sgranata la tela, ma come ho visto le recensioni non mi sembra. Questa pure mi ha colpito molto, che è sempre una ragazza con il leopardo, credo. Allora, aspettate, è un 30x40, ma si è incastrato tutto. Allora, il kit è semplice, classico. Vediamo un po', prima la guardo io un attimo. No, è un po' offuscata, però non è sfogata. Ha 20 brillantini, è un 30x40, il leopardo è bellissimo. Guardate, cioè si vede, la ragazza è tipo una guerriera e c'è, questo non mi pare leopardo, non so se è tipo un ocelot, quelle robe lì, boh, è veramente bellissimo ragazze, è un 30x40, guardate quanto è bello, è un po' offuscato, però non è sgranato, cioè guardate il leopardo, cioè vabbè, insomma, questo felino quanto è fatto bene, no vabbè, è bellissimo proprio. Anche lei, la ragazza bella. Cioè, guardate da lontano. No, vabbè. È bellissimo. Non so perché, ma mi ha colpito almeno qualcosa di diverso, insomma. E questi sono i suoi, appunto, diamantini, ovviamente rotondi, sempre. Eccoli qua. E niente, questo qui è tutto ragazze, io spero che il video vi sia piaciuto, se è stato così mettete pollice in su, sotto il video commentatemi, fatemi sapere qual è stato il vostro pezzo preferito, e io vi saluto, vi mando un enorme bacio e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!